Buongiorno ragazze e ben ritrovate. Oggi è entrato il mese di dicembre e sono contenta perché in questo mio nuovo video lancerò il mio nuovissimo giveaway su Facebook. Ma non vi preoccupate perché prossimamente, quindi proprio a giorni, lancerò in contemporanea quello anche su YouTube. Sono contenta perché diciamo che da un paio di anni a questa parte il Natale per me è una festa un po' triste. Non vi voglio, diciamo, tediare con i miei pensieri, però quando non c'è più un genitore qualcosa viene a mancare. Ma sono felice di oggi di potervi dire che un po', tra virgolette, la mia tristezza è accantonata perché ci siete voi. Vi sembrerà strano quello che vi dico, ma io sono enormemente felice di essere qui con voi, di parlarvi, perché so che dall'altro lato mi state guardando e mi seguite, mi chiedete tanti consigli e che spero un po' alla volta faremo questo cammino insieme, che già stiamo facendo, ma che ci porterà sempre sempre più lontano. Questa è la richiesta che io sempre nei miei giveaway vi faccio. Forse vi farò una testa così, ma sapete che per me è importante e quindi sono sempre qui a rinnovarvelo come pensiero affinché voi non lo dimentichiate. Bene, questo mio giveaway su Facebook è molto semplice, verrà fatto con Guerlain, un'azienda, una maison di lusso, con il look di Natale, perché ovviamente siamo in tema natalizio, e alcuni dei colori che vedete sono proprio del make up di Natale, quindi mi sono truccata in tono con questo giveaway che adesso vi mostrerò. È molto semplice parteciparvi, basta che siate iscritte al mio canale, che chi è già iscritto alla mia fanpage mi porti una sua amica a commentare il mio blog, che me la presenti e che poi si iscriva al mio canale. Quindi non vi chiedo nulla di più se non di quello che già avete fatto ultimamente. È importante farmi conoscere e io penso che voi abbiate tantissime amiche e che possono diventare anche le mie e che con il tempo mi possano conoscere. Quindi questa è l'unica cosa semplicissima che vi chiedo e vi mostro quello che ho pensato di regalarvi, perché secondo me è una cosa molto carina, verterà sempre sul make-up e sono contenta di questo perché tanti regalano dei prodotti che tra virgolette sono un po' alla portata di tutti. A me piace fare una cosa un po' diversa, ho la fortuna di avere un negozio, quindi a maggior ragione di potervi regalare delle chicche un po' più speciali, delle cose effimere che non trovate nelle collezioni classiche e in questo caso in questa natalizia, e le voglio regalare per voi, per farvi sentire speciali, per le persone che mi seguono, che possono capire l'importanza del mio lavoro che sto andando a fare. Allora, prima di tutto mi piace un po' tornare, diciamo, in una collezione passata e in una collezione nuova, è un po' il mio must fondamentalmente, e nella collezione passata a me piace potervi regalare, mettere in palio l'illuminante della linea di Pucci, le meteoriti, eccolo qui proprio la confezione di vendita, vi tolgo il tappo per mostrarvele con il piumino, eccolo qui, vedete? Aspettate che non voglio sciuparlo, quindi le meteoriti sono queste qui, sono di vario colore, dall'azzurro alle rosa, bianche per dare luminosità, l'aranciato per schiarire le zone anche un po' di rossore insieme a quelle verdi, le rosa per illuminare se si ha un po' di cupe rose, e possono essere spolverate, adesso un po' come ce l'ho io, per tutto il viso, sia prima di un fard, sia volendo sul fard stesso e allo stesso tempo anche sulla terra, per creare un effetto luce e di luminosità, volendo anche collo e décolleté. Le meteoriti sono un must della linea di Guerlain, le propone ogni anno, in edizione sempre effimera, quindi one shot, edizione limitata. Sono particolari perché vengono prese con il pennello, che adesso vi mostrerò, sempre della linea di Emilio Pucci, e vengono passate per tutto il viso. Eccolo qui, questo è il pennello, proprio sempre di vendita, ve lo mostro. Eccolo qui, con la sua pochettina, che mi piace potervela mostrare.
ed esce questo pennello in martora molto molto delicato, eccolo qua, vedete? Morbidissimo. Questo è in abbinamento alla polvere meteorite e la potete praticamente passare in maniera circolare nella confezione delle meteorite e passarle in maniera circolare per tutto il viso. Quindi è il suo stesso pennello e mi fa piacere potervelo regalare perché fa parte sempre della collezione di Emilio Pucci. Quindi un cadeau per Natale da sfoggiare nella propria borsetta del trucco. In più, nella collezione di Natale non poteva mancare il rossetto, adesso io ho l'opaco di Guerlain, però voglio potervi regalare l'Automatic Shine glitterato, perché per Natale non può non mancare tutto ciò che luccica, e il suo stesso smalto che adesso vi mostrerò. Eccoli qua, ve li apro, ovviamente con il tono del rosso, perché il rosso e l'oro sono i colori sfavillanti della linea di Natale. L'astuccio si apre in questo modo, come un rossetto, eccolo qui. Il colore è tra un rosso ciliegia, molto molto lucido, allo stesso tempo molto glitterato. Quindi eccolo qui, forse si vede poco, però vi posso garantire che è bellissimo e lo potete utilizzare sia da solo, sia accompagnato con una matita dello stesso tono, volendo anche da disegnare tutte le labbra alla matita e poggiare sul rossetto, o allo stesso tempo anche su un rossetto opaco per dare un punto luce. E sempre della stessa collezione, lo smalto nuovo. Eccolo qui, il Luling, che è il Bordeaux, eccolo qui, della nuovissima collezione di Natale. Questo ho avuto modo già di provarlo, ho fatto anche la foto, in un video forse lo avevo anche, e vi posso dire che la tenuta di Guerlain è eccezionale. Chi non l'ha mai provato avrà modo di provarlo, è uno smalto che resta lucido nonostante andate ad applicare il top coat, ma allo stesso tempo ha un'ottima tenuta, quindi difficilmente si può, tra virgolette, scheggiare, resta lucido durante la giornata, quindi anche dopo un paio di giorni potete ravvivarlo solo con il top coat, dopo 2-3 giorni, ma ha un'ottima resistenza. E mi fa piacere che voi lo proviate, perché in genere ci sono più aziende, altre aziende che le fanno degli smalti bellissimi, senza che sono qui a dirvelo, li conoscete meglio di me, però perché no provare uno smalto di Guerlain insieme alle meteoriti e al suo stesso rossetto. Mi sembra un'idea molto carina per voi, per tenere lo smalto nel giorno di Natale, che non è proprio rosso ma sicuramente è tra un bordo scuro e un vinaccio, ed è molto molto bello, allo stesso tempo sensuale. Ecco, questi sono i miei regali per voi, non ce la faccio a tenerli tutti in mano, però eccoli qua, tutti per voi. E per poter partecipare, lo ricordo, è molto semplice, dovete essere iscritte al mio canale di YouTube, alla mia pagina di Facebook, commentare nel mio blog al giveaway di Guerlain e portarmi un'amica per potermela far conoscere. Quindi una cosa abbastanza facile, sicuramente non ho trascurato chi non ha Facebook, come vi ho detto a brevissimo ci sarà anche quello su YouTube, a me piace fare le cose un po' metodiche, un po' con una routine, perché sapete che i rituali della bellezza e i rituali del make-up sono fondamentalmente dei gesti di routine, piacevolissimi, bellissimi, ma comunque di routine, un po' come truccarci la mattina, struccarci la sera, applicare la crema del viso, la crema dopo doccia, in fondo sono dei gesti abituali di routine, ma di estrema bellezza e semplicità allo stesso tempo, quindi non mi piace stravolgere quelle che sono i canoni, e in questo modo vi chiedo di aiutarmi e non vi dico altro. Vi lascio solo con una frase per me particolare, perché mi piace chiudere i giveaway con delle frasi, dei pensieri che cerco di adottare su di me, che non è sempre facile, ma che voglio trasmettervi. Seguite sempre la vostra felicità e quando meno ve l'aspetterete si apriranno le porte dove prima pensavate che c'erano solo dei muri. Questo è quello che io vi auguro dal profondo del mio cuore a tutte voi che mi state seguendo per un felicissimo Natale 2012, il primo di tantissimi anni che seguiranno insieme.
Ciao ragazze.